Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Guardate che faccio, guardate. Cioè, la faccia proprio dice tutto di come mi sono alzato questa mattina. Finalmente siamo in Serie A, lo abbiamo meritato, come ho già detto ieri. Quindi, anche a volte ho detto per meriti, per demeriti, abbiamo meritato, punto e basta. Sia per meriti nostri, sia per demeriti degli altri. Abbiamo meritato, basta. Con gli scappati di casa, o con gli non scappati di casa, come cazzo diciamo, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo fatto un'impresa impossibile con una squadra come Lecce che c'ha un monte ingaggi che dovrebbe stare decimo in Serie B, con la squadra che ha speso meno soldi di tutti, e ce l'abbiamo fatta. Questi si chiamano miracoli sportivi. Queste sono le cose più belle del calcio. Quando una squadra riesce a fottere un'altra, cioè, spendendo molto di meno, con le idee, col mercato di idee alla Corvino, anche se qualche idea ha floppato, ma non ce ne è fatto un cazzo. L'importante è che siamo lì. Con la fase difensiva, il Lecce quest'anno si è salvato. A volte le squadre si salvano con la fase offensiva, a volte le squadre si salvano con grande gioco, cosa che non c'è stato. Quest'anno il Lecce si è salvato. Fase difensiva con i difensori e la fase completamente, perché ieri avete visto che Banda Di Francesco. E quando è entrato Di Francesco un tempo, Banda e tutti gli altri Sissé difendevano, tutti difendevano, tutti insieme difendevano, tutti. La squadra era compatta, precisa, e tantissime partite sono state vinte proprio per questo, e anche con episodi a favore, anche abbiamo perso a volte con episodi a sfavore. Quindi ragazzi, veramente sono contento. Vabbè, ho spaccato tutto perché qui praticamente c'è stato il delirio ieri. Guardate il video di ieri post partita, perché veramente, a parte stavo ubriaco proprio, non sta capendo un cazzo, e ha già scasciato ogni cosa. Ai, no, sì, golo, che mi sono appena alzato, ma no. Calma, Gracius, golo, golo, calma, Gracius, calma, golo, giocate. Pezzi di merda a tutti quelli che ci volevano male. Vaffanculo. Merde. A tutti quelli che non ci potevano vedere in Serie A. A tutti quelli che ci hanno voltato le spalle. A tutti. Merde. Sucate. Sucate tutti. Siamo in Serie A. Cazzo, non ci posso ancora credere. Non ci posso ancora credere. Veramente. Allora, ma voi vi rendete conto che ieri, quando è finita la partita, è passato minimo 4 ore senza capire nulla, se stavamo in Serie A, siamo rimasti, se no, non sta a capire. Cioè, pensavo che l'albero ancora gli ha potuto fischiare, che gli ha potuto sciogliere ancora, non sta a capire, perché come poi ha fischiato praticamente. Io ho detto, ma è finita, siamo in Serie A, non siamo. Perché non ci stavo credendo, veramente, non ci credia. Allora, è possibile, sì, molti ancora, secondo me, di noi, si pensa che stiamo in un sogno. Che ci dobbiamo ancora. È come quando uno fa un sogno e sogna la Serie A. Ecco, può darsi pure che adesso sto ancora sognando e quindi mo mi devo ancora svegliare. Non lo so, ragazzi, svegliatemi voi in qualche modo. Quindi non lo so, voi vi siete svegliati o no? O state ancora sognando? È tutto vero? Non è tutto vero? Sì, che è tutto vero, lo so, Gracias, lo so che Dio, perché parlo solo, perché sapete che sono pazzo. È tutto vero, Gracias, siamo in Serie A, anche se non lo so come abbiamo fatto, ma siamo in Serie A. Ancora da capire questa stagione incredibile, ragazzi. Poi, diciamo, farò un video apposito per parlare di tutta la stagione, da quando abbiamo iniziato a quando abbiamo finito. Siamo partiti, vabbè, mo in poche parole, siamo partiti così e così. Poi abbiamo fatto un cammino incredibile. Poi c'è stato un declino con tantissime sconfitte, pa brutte partite. E alla fine, nell'ultima parte del campionato, ci siamo ripresi. Il gruppo si è compattato e con qualche partita, con un pizzico, diciamo, di episodio a favore, siamo riusciti a salvarci. E con la grandissima difesa Vagnoni, la difesa è proprio, secondo me, ragazzi, non vorrei esagerare, ma questa è la difesa più forte che Lecce abbia avuto, non solo in tutte le categorie, secondo me sì. Ma proprio non solamente, ovviamente, che ha messo Baschi Rotto, Untiti, Falcone, che ieri è stato protagonista con il rigore parato, l'82, non so come. Ecco, io vi dico, mi sono guardato il video 100 volte, quella cazzo di parata di Falcone, ma non lo so come ha fatto. Cioè, il tiro era talmente tanto forte e la palla non si vedeva, quello è riuscito a prenderla e non lo so come ha fatto, non saccio, non saccio. Cioè, non lo so, perché quello non è mica un errore di Gutierrez, come cazzo si chiama. Quello è un miracolo. San Falcone, veramente, là, veramente quello ci ha salvato.
Quello e poi un rigore al 98esimo, ognuno. Ma che cazzo se l'aspettava? Ci so che la gente stia a mare ieri, gente che al manco forse si è vista la parte, lo so, vabbè, ovviamente ognuno fa ciò che vuole, però ovviamente io, chi è un vero tifoso, è stata vista partita, anzi, chi è ancora un vero, vero, vero tifoso, quelli proprio veramente, sono usciti fuori a Monza, quelli sì, che veramente sono andati più di 3.000 persone, quindi vabbè, è vero che la maggior parte sono di fuori, però molta gente so che è andata da qua. Però comunque ieri nessuno ci credeva, veramente. Che cazzo ci credeva che ci vinceva a Monza? Tutti ci aspettavamo una sconfitta. Poi abbiamo visto uno 0-0. Monza, sinceramente, l'ho visto non tanto. Asciugato, sì, onestà, fatemi sapere, secondo voi il Monza ha fatto la partita? Secondo me no. Anche per meri del Lecce, che comunque gli ha chiuso tutti gli spazi, non l'ha fatto giocare, si è sacrificato raddoppiando molto spesso sul portatore di palla. Quindi, però, non ho visto il Monza, diciamo, nelle ultime partite che aveva stravinto tutte le partite. Addirittura non perdeva da 8 partite e l'ha buscata in casa. Mamma mia, sia per i soldi a favore che no, Lucaccio è questo. Paladino, gli episodi ci sono andati contro. Ha giù capito, ha muinto. Citto da stare, Paladino. Citto, muto, cugghiune, su capuru die. Comunque, parlo di se oggi è ovviamente la giornata delle pagelle, ma ho visto un po' di voti, non ci sono stati molto alti. Giustamente, per la prestazione io parlerò, se devo parlare che siamo in Serie A, devo dare 10 a tutti, è chiaro, però devo cercare di essere obiettivo e dare le votazioni, diciamo, per la partita che ho visto ieri. Ovviamente Falcone 10 in pagella, perché veramente, ho visto che hanno dato 8-9, eh? 10 in pagella, veramente, il rigore dice tutta di una stagione che ha fatto con noi, incredibile. T'ho detto, ve l'ho detto. Falcone, Baschirotto, Untidi e Hjulmand, e questi giocatori sono che ci hanno fatto salvare principalmente per quanto mi riguarda. Questi 4 giocatori hanno fatto la differenza e ci hanno fatto salvare. Quindi Falcone 10, Baschirotto 8. Veramente ieri grandissima partita, ovviamente il passaggio non ben roba peggio perché molto spesso sbagliava. Però in fase difensiva non li passa manco una musa, e la mosca la passa, se la mangia, pure la mosca se mangia, non faccio passare manco le musche. Untidi, ma Untidi è proprio bello da vedere come giocatore, nel senso come, con qualità, con quella cazzo di qualità che c'ha, chiedi, non so, prendi la palla, come se, è come se io sappicchi la pinna, così. C'è lui proprio così, una cosa incredibile, cioè. Quel tocco, quella precisione, si gira tranquillo, come se tutto fosse naturale, incredibile. Fa le cose proprio come se sembrano semplici. Peggio, vabbè, ovviamente cioè, è stato uno dei difensori più forti al mondo. Spero che ritornerà anche per lui al campione del mondo. Insomma, inutile che ne parliamo, lo scordo di Untidi. Quindi 8 in pagella, Gendré 7 in pagella, Igio in la fase difensiva l'ha fatta bene anche lui, sa quante volte ha chiuso le diagonali, Gendré, o di testa, però lì cross non su peggio, infatti ogni cross ci ha praticamente da una parte a Laura, da un opposto a Lauro. Gallo, ieri veramente 7 e mezza partita, forse secondo me la partita più bella che ha fatto con Lecce, non ha sbagliato quasi un cazzo. In fase difensiva ha andagliato tutto. Fare carriera. Vabbè, lui c'ha sempre 8 polmoni. Ma ieri veramente con corsa, con grinta, ha tolto i palloni, specialmente in difesa. Perfetto è stato. 8 e mezzo. No, scusatemi, 7 e mezzo. Centrocampo. Askinsen, 6 in pagella. Anche lui un difensore aggiunto. In fase difensiva ha fatto un po' di legna, si è un po' comportato bene. In fase di impostazione un pochettino meno. Ha fatto lo compitino, però comunque nulla da dire che comunque Lovagnoli si è impegnato, ha cercato di fare il suo. Blen 8 in pagella, ma veramente Blen ma ieri è un giocatore che io a volte lo critico, che fa i compitini, le cose, che non ha quella qualità, che non ha quella qualità di impostare in un determinato modo. Ma in fase difensiva, ancora una volta, lo ripeto, tutte le palle indagliate, ha fatto un po' alla Hjulmand, un sacco di. Quello è un giocatore in fase di interdizione che toglie palloni, praticamente toglie passaggi, oppure appena passa la palla, reagisce della lea scivolata. Ieri, quante scivolate ha fatto per cercare di togliere il pallone? Diciamo, ha sostituito Hjulmand egregiamente, quindi veramente partita di sacrificio e di spirito. Secondo me, Blen è quello che si è sacrificato di più ieri.
ci ho visto quello che ci ha dato quel qualcosa in più, lui e Gallo. Udenno, sei in pagella anche lui, sempre sì, la compitino, la cosa, ma non è un bel ruolo suo. Un po' le punizioni e li calcio d'angolo, santo Dio, ma andè messi uno, Udenno, sempre fuori da tiri. Comunque, sei in pagella, non è il ruolo suo, ho detto, quel ruolo ha fatto bene ad alti e bassi, secondo me dovrebbe giocare esterno, non per ruolo suo. In avanti, sì, sei, ti do sei, ma proprio, ma perché comunque sei più cucca di terra. Ma che cazzo tieni sotto i piedi? La saponetta, la vasellina, c'è tieni, sempre con scivolai. Giura, scappa e cade a terra. Lampo, la fiata non ti ha detto in piedi. Secondo me, ti ho dato sei proprio per tutto il bene. Ma a me, sinceramente, la prestazione sua è stata inguardabile. Per quanto riguarda Banda, sette in pagella, Igi Puro ha giocato molto bene, specialmente il primo tempo. È stato quello, diciamo, che ha dato più fastidio in avanti. Saltato l'uomo. Lì grosso ovviamente non su page, lì passaggi non su page, come la fase offensiva vale per tutti, però comunque per il resto si è comportato bene, ha difeso anche, ha tolto diversi palloni dietro, diversi, tornava a reto, togliava la palla, ripartiva, si è procurato qualche fallo, quindi 7 in pagella. Strepezza, non l'avete visto ragazzi, non è più Strepezza dell'altra volta. No, scusa, dell'inizio stagione, metà stagione. Ormai è molto scarico, mi dispiace. Cerca di fare qualcosa. Sei in pagella, gli do anche a te perché ti voglio bene. Sei in pagella, fatemi sapere cosa ne pensate della sua prestazione per me. Ha perso più di qualche volta il pallone, ha perso anche un pallone brutto, che poi praticamente sono andati. Cioè, ha perso più di qualche pallone, anche Banda, eh. Comunque ha perso il pallone che poi. Purtroppo Baschirotto ha falciato il giocatore e ne hanno dato rigore. Quindi, ragazzi, queste volte cerco di saltare l'uomo, di fare un giochetto, la giocata e poi perdono i palloni. Non va bene. Anche se da loro potrebbero farlo, perché giustamente dice c'hanno le qualità per fare queste cose, però Strepezza prima riusciva a farlo bene. Monti non ce la face proprio. Quando un giocatore non riesce a fare quelle cose, dovrebbe giocare semplice e impostare la palla, passare più velocemente possibile la palla, farsi trovare, impostare e crossare. Vabbè, crossare, diciamo. Colombo, ovviamente, 8 in pagella perché, anzi, 8. Te dà 10 in pagella proprio perché ci ha portato in Serie A. E il Giorgione è uscita pure buona. E proprio, ragazzi, qua Colombo è stato il giocatore giustamente più criticato. Che hanno rotto i coglioni. Che alla fine Igio ne l'ha messa in culo a noi. Al contrario, Igio ne ha messa in culo a noi. Ma sono contento che ne l'ha messa in culo. Mi portate che l'ha portato in Serie A, l'ha lasciato in Serie A. L'ha portato nel senso che ci ha salvato. Che ci ha salvato Colombo, non fa niente, le critiche sono costruttive. Ti hanno portato fortuna le critiche e anche segnato. Mo, vabbè, mo non voglio dire altro. Quindi ragazzi, poi chi è entrato. Al secondo tempo sto mica rincoglionito. Vabbè, Pezzella in avanti senza voto. E Malè sei in pagella. Comunque lui un po' di fastidio al centrocampo l'ha dato. Lovagnone si vedeva che è entrato a fare legna. I giocatori del Lecce a fare legna sono tutti bravi. Quindi, vabbè, Colombo ho detto. Baroni, allora, cioè, veramente la sua, come devo dire. La sua esultanza è stata particolare perché purtroppo gli è mancata una persona tanto cara, come lui stesso ha detto, il padre. Quindi, giustamente, il suo primo pensiero quando è finita la partita è andata a lui. Sicuramente, una persona che ci. Insomma, per forza è normale, il padre, no? Era sicuramente super legato. L'ha detto che lui stesso che era super legato col padre. Quindi, quell'esultanza la dice tutto. Esultanza, se si può dire. Veramente mi è dispiaciuto tanto, cioè veramente quando ho visto quella cosa così, cioè, si vede l'emozione che ha avuto in quel momento, è crollata, come se una persona crolla dalle emozioni che si fa coinvolgere, il primo pensiero va a una persona che non c'è più, che hai amato tutta la vita, che lo amerai finché non tutti ovviamente, i nostri padri e madri, li ameremo fino alla fine, ma anche dopo, cioè veramente sarà un amore infinito, quindi posso immaginare, capito? No, non posso immaginare perché non ho avuto questa cosa, però nel senso. Mi avete capito, insomma, mi dispiace tantissimo. Io comunque ti do voto diciamo, della partita di ieri, ti do 8 in pagella. Veramente ieri hai fatto un'ottima fase difensiva, Baroni. Ovviamente devi migliorare tanto nella fase offensiva, però per quanto riguarda la compattezza della squadra,
e il sacrificio e lo spirito. Ieri si sono visti, abbiamo giocato veramente con intensità, ma ci siamo compattati, difesi bene. Quindi ragazzi, sono contento. La prestazione, ovviamente, vedere Lecce, come ho sempre detto, non è che è stabilita una bellissima partita, ma non in defuntino cazzo, se una cosa è funzionale, ha funzionato. E non è che ne dico a Baroni, non mi piace come gioca Lecce, è vero, ma Baroni mi dice, adò stavamo noi, che cosa ho fatto quest'anno? Sta giù, che cosa ho fatto? Vi ho salvato in Serie A, gracias, muto, e così finisco. Baroni, mi potevo dire a bande, mi potevo dire che cazzo dire, però non possiamo dire nulla. Con questo chiudo il video, alla prossima, ciao. E Bari merda, suca sempre, ovviamente. Gufoni, stanno rosicati, stanno rosicati.